Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Nello scorso video c'è stata la sfida, non sfida, con Mamma Toriel e siamo fuggiti quindi dalle rovine. Abbiamo incontrato Sans e Papyrus e abbiamo fatto la loro conoscenza ed eccoli qui. Quindi, come ti stavo dicendo su Undyne. Bene. Sans, mio Dio, è per caso un essere umano? Sì, effettivamente Papyrus voleva catturare un essere umano, ma a dire il vero, credo che quello sia un sasso. Oh. Ehi, cosa c'è davanti a sasso? Oh mio Dio, è per caso un essere umano? Sì. Oh mio Dio, Sans, ce l'ho fatta! Undyne mi potrò, diventerò popolare, popolare, popolare! Essere umano! Non ti lascerò passare oltre! Io e grande Papyrus ti fermerò! Dopodiché ti catturerò! Verrai consegnato alla capitale e poi. E poi! Non so cosa accadrà dopo. Ad ogni modo, continua solo se ne hai il coraggio! Beh, direi che è andato benone. Non preoccuparti, si terrà d'orbita. D'orbita? Ma aspetta, se io vado qua sopra, cosa c'è qui sopra? Forse, ah niente, un laghetto, bene. C'è una canna da pesca venuta per terra. Riavvolgi? Ma si riavvolgiamo la canna da pesca. E c'è la foto di un mostro dall'aspetto strano. Chiamami, no. Niente, la lascio giù per la lenza per il momento. Ad ogni modo, qui c'è uno scrigno dove possiamo mettere gli oggetti che abbiamo. Ora, continuiamo e vediamo un po', insomma, se Papyrus e c'è la sfida. Andiamo un po'. Ci sono delle scritte su questa scatola di cartone. Osserva il ben congegnato posto di guardia. Ecco, scommetto che è stato un famosissimo soldato reale. L'ha creato, ovviamente, Papyrus. Va bene, andiamo avanti. E qui? Assolutamente nessun movimento. C'è un doggo. Qualcosa si è mosso? Me lo sono immaginato? Riesco solo a vedere cose in movimento. Se qualcosa si stesse muovendo, ad esempio un umano. Farei in modo che non si muova mai più. Agisci, cantola, accarezza. È troppo insospettito dei tuoi movimenti. Non ti muovere! Ah, cacchio. Ma che cacchio? Come faccio? Impazzisce per le cose che si muovono? Ma scusami, che devo fare? Cosa mi hanno accarezzato? Eh già. Cosa ha detto? Cozze. Lo accarezzo ancora. Carrozza, cozze, carrezza. Ok, ho capito, vai. Sì, non smette, lo so. Devo stare fermo, certo. Cantola è stato accarezzato. Osservo ancora una volta. Ok, risparmia, bene. Qualcosa mi ha accarezzato, qualcosa che non si muove. Mi serviranno dei biscottini per cane dopo questa. Oioi. Salve, c'è qualcuno lì? No? Bene, ciao allora. Oh, dei biscottini. Stava fumando! Fumando i biscottini. A parte il fatto che ho perso un sacco di salute. Ehi, c'è una cosa importante che devi ricordare. Mio fratello ha un attacco speciale. Se vedi un attacco blu, non ti muovere e non ti farai male. Ti insegno questo trucchetto per fartelo ricordare meglio. Pensa al segno di stop. Quando vedi lo stop, ti stoppi, no? Gli stop sono rossi, quindi immagina un segno dello stop blu. Facile, non credi? Quando combatti, pensa ai segni dello stop blu. Questo è Pokémon praticamente, quasi scivola. Tutto ghiaccio. Ok, andiamo da una parte a caso. Ah, pupazzo di neve. Ciao, sono un pupazzo di neve. Vorrei vedere il mondo, ma non posso muovermi. Se potessi essere così gentile, viandante, per favore, prendi un pezzo di me e portalo molto lontano. Vabbè. Va bene, per ora sembra tutto a posto, no? Andiamo quindi a est.
Ma stava dietro, Sans. Sei un pigrone! Sei rimasto a sonnecchiare tutta la notte! Credo che quello si chiami dormire. Tutte scuse! Oh, arriva l'umano! Per fermarti, io e mio fratello abbiamo ideato alcuni puzzle! Credo che troverai il puzzle qui presente alquanto elettrizzante! Perché, vedi, questo è l'invisibile labirinto elettrico! Se toccherai le pareti di questo labirinto, questa sfera ti sottoporrà una bella scossa! Divertente, non trovi? Perché? Non credo che lo troverai così divertente dopo averlo provato. Ok, adesso puoi proseguire. Sans, che combinato! Credo che sia l'umano a dover raggiungere la sfera. Oh, ok. Ok, interessante. Tieni, reggi questa. Ok, adesso puoi andare. Incredibile, sei agile come una volpe. Lo hai superato facilmente, troppo facilmente. Ma il prossimo puzzle non sarà così facile. È stato ideato da mio fratello Sans. Ci resterai di sasso. O almeno ci sono rimasto. Poi va in moonwalk, va. Ehi, grazie. Sembra che mio fratello si stia divertendo. Oh, a proposito, hai notato quello strano costume che indossa? L'abbiamo cucito qualche settimana fa per una festa in maschera. Non ha indossato nient'altro da quel giorno. Continua a dire che è la sua uniforme da battaglia. Cavolo. Non è figo mio fratello, ma sì. Divertente più che altro. Allora, tu che cosa sei? Non capisco perché la gente non li compra. È il clima perfetto per qualcosa di freddo. Oh, un cliente! Salve, ti andrebbe un po' di gelieto? È la delizia ghiacciata che ti scalda il cuore. Adesso sono a 15 G. Ma sì, dai, ecco qua. Passa una buonissima giornata. Sapete che il gelato in realtà andrebbe consumato d'inverno? E non d'estate? Allora, ho come l'impressione di dover fare qualcosa con questa palla. Però qui la texture. Ma che è successo qui? Ah, perché è sotto, ok. Ah, aspetta, questo devo portarlo qui fuori. Non può uscire? Ma strano. Ad ogni modo, Sans, che mi dici? Stavo pensando di cominciare a vendere dolciumi anche io. Ti va della neve fritta? Viene solo 5G. Ok, compra. Intendiamo 50? No, hai ragione. È ancora troppo poco. Tu sei pazzo. E qui altri cani? Di lui, di lei, è certo. Ah, ok. Quindi l'odore dell'umano è da eliminare ad ogni costo. Non so. Ah, sì, ok. Quindi tipo Pokémon questa qui. Bisogna far cadere in masso nel buco. In questo caso la palla di neve o quello che è in un buco altrettanto largo. Vabbè, proviamoci. No, però, no, così. Ok, così. Sì, yeah. Vai. No, sta sciogliendo. No, no, no. No, si scioglie. Ce l'ho fatta, golf, buca, cos'è? Anche sentendoti in trappola hai preso note e hai raggiunto la fine di palla. Hai vinto 2G. Ma scusami, ma io... Ma va bene. Allora, mi è successo che ho subito un game over. E vabbè, può succedere. Ad ogni modo, Lee Sans ci fa solo un discorso sul fatto che vuole vendere neve fritta a prezzi assurdi. E rieccoci qua con i fratelli Skeletros. Umano, spero che tu abbia la mente pronta per... Sans, dov'è Puzzle? È lì, per terra. Fidati, non riuscirai mai a superarlo. Ah, devo andare? Ok. Parole intrecciate per bimbi. Ok, quindi devo fare col... Come devo farle? Quindi come faccio a farle? Scusami. Non gli ha fatto niente! Ops. Immagino che avrei dovuto usare le parole crociate uscite oggi. Che? Le parole crociate? Che baggianata! Secondo me gli anagrammi sono senza dubbio più difficili! Che? Davvero, amico? Quei semplicissimi anagrammi? Quella roba può completarla pure una staffa. Incredibile. Umano! Risolvi questo diverbio! Qual è più difficile, anagrammi, cruciverba?
anagrammi sono più divertenti. Hai proprio ragione! Gli umani devono essere molto intelligenti. Alcuni. Se anche loro trovano difficili gli anagrammi. Sans, scusami, però. Vabbè. Sì. Ieri si era bloccato mentre cercava di risolvere l'oro. Che cosa? L'oroscopo. Ah, lettera di Papyrus. Essere umano, sentiti libero di mangiare i miei spaghetti. Anche se non sa che questi spaghetti sono una trappola progettata per distrarti. La tua attenzione sarà rivolta a mangiarli e non ti renderai conto di non star facendo progressi. Un altro ineccepibile inganno del grande Papyrus. Va bene. Spaghetti congelati, ok. Ah, portiamoli nel forno staccato. Ok. Sapere che un giorno il topo potrebbe trovare il modo di riscaldare gli spaghetti ti riempie di determinazione. C'è un topolino. Ma andiamo un altro pochetto avanti, dai, non voglio proprio concluderla qui con 10 minuti di video. Matrimonio canino? What? Oh. Cos'è quel quadro bianco bruttissimo? Ah, ok. Ah, è tipo una cosa che mi dice dove sono le trappole? Dov'è il tesoro, tipo, forse? Ok. Quindi dovrebbe esserci tipo una grossa X più sopra. Credo. Non ho ben capito. Ma da ste parti qua dovrebbe essere. Ok. C'è un. Preciso! Adesso il pulsante è bloccato. E come faccio? Forse l'ho premuto? Ah, l'ho premuto! Ah, ok, allora, ok. Va bene. Oi, oi. Cos'è questo odore? Dov'è questo odore, in realtà dicono. Sei tu un odore. Identificati inodoramente. Ok. Finito? ecco quello strano odore. Mi fa venire voglia di eliminare. Eliminare te. E che cosa? I cani uggiti assaliscono? No, niente risparmia. Cantonio. Riannusata? Ok. Che cavolo. Vabbè, niente. Accarezza? Ok. Sì, vabbè, ma che devo fare qui? Scusami. Vabbè, allora. Rotola. Ora è l'odore di un cucciolo un po' strano. No, quello. Ma quello blu può toccarmi, no? Perché mi fa male quello blu? Ah, perché quello blu devo stare fermo, certo. Quindi devo rotolarmi nel fango e nella neve, ok? Ok. Perfetto. Ora anche con Cagnese e Cantonio. L'odore di un cucciolo un po' strano. Vabbè, allora. Sì, vabbè, però non è facile a capirlo. Riannusata. Dopo esserti rotolato nel fango, emani un odorino niente male. Ok. Riannusata. Ok, ma sei un piccolo cucciolo? Porca miseria, mi sono mossa tra. Vabbè, allora. No. Ok, penso che sia un cucciolo che si è perso. Accarezza? Ok, un cucciolo, bene, mi credono un cucciolo. Ok, accarezzo anche Cagnese. Sto coso maledetto. Ho aperto loro un nuovo mondo. Allora, scusami, fermati.
Ok, risparmia. Non capivo come evitarlo quello. Sono scemo, probabilmente, sì, ma non lo capivo proprio. I cani possono accarezzare altri cani. Ci si è aperto un mondo. Grazie, cucciolo strano. Io ora vorrei salvare, però. Vabbè, non so cosa ho fatto, ma comunque, leggiamo qui. Cambia ogni X in una O, poi premi l'interruttore. Ok. Se ci vado appena sopra, ecco, va. Appena appena devo andarci. Poi posso anche andare indietro e non succede nulla. Cosa? Come hai fatto ad evitare la mia trappola? E soprattutto, ne hai lasciati un po' per me? Cosa dice Papyrus dei suoi spaghetti? Lasciati. Davvero? Cavoli. Hai resistito al sapore della mia pasta solo per lasciarmene un po'. Non temere, umano, io e grande chef Papyrus ti preparerò tutta la pasta che vorrai. Va bene, grazie Papyrus. Allora, mio fratello è stato una collezione di calzini. Che tristezza. A volte mi chiedo come farebbe senza un tipo come me che si prenda cura di lui. Ok, e qui? Altre X in altre O? Umano, come posso dire? Ci stai mettendo un po' ad arrivare, quindi ho deciso di migliorare questo puzzle, riposizionando la neve a mia immagine. Sfortunatamente la neve si è ghiacciata. Adesso la soluzione è cambiata e, come al solito, quel pirone di mio fratello non è qui. Comunque, quello che sto dicendo è: non aver paura, umano! Io e il grande Papyrus risolverò questo enigma, così potremo procedere entrambi. Nel frattempo, sentiti libero di provare il mio puzzle. Proverò a non rivelarti la soluzione. Ok, sì, penso di aver capito come fare. Sì, ho trovato. Ah no, ho sbagliato qui invece. Ok, ha trovato la soluzione. Vedo che ti stai divertendo. Vuoi assolutamente, decisamente sapere un aiutino. Mi serve un aiutino, è mezz'ora che ci sto fermo. C'è un albero che ha un pulsante nascosto, cosa? Cosa? E quindi? Ha risatto. No, cosa ha fatto? Quindi prima l'interruttore dell'albero, poi l'interruttore. Vabbè. Vabbè, sì, non l'avrei mai capito di premere un interruttore su un albero. Vabbè, comunque, dai. Adorerò anche il prossimo puzzle? Vedremo, vediamo. Andiamo avanti, dai. Dai, Papyrus, su. Ehi, Sans! Ehi, come mai non hai chiesto una mano? Io ero proprio qui. Lo schermo non si muoveva. Va bene? Oh, santo cielo. Ehi, guarda! È l'essere umano! Questo puzzle ti piacerà da matti? È stato inventato dalla grande dottoressa Alphys. Li vedi questi pannelli? Quando avrò azionato questa leva inizieranno a cambiare colore. Ogni colore ha una funzione diversa. I pannelli rossi sono impraticabili, non potrai camminarci. I pannelli gialli sono elettrificati, ti daranno la scossa. I pannelli verdi sono pannelli esca, se ci camminerai sopra dovrai affrontare un mostro. I pannelli arancioni profumano di arancia, ti impregneranno di un odore delizioso. I pannelli blu sono pieni di acqua, nuotaci quanto ti pare, ma se per caso profumerai di arancia, i piranha ti morderanno. Inoltre, se un pannello blu si trova vicino a un pannello giallo, anche l'acqua ti darà la scossa. I pannelli viola sono scivolosi, ti faranno scivolare fino al prossimo pannello. Però tutto questo sapone scivoloso profuma di limone, che ai piranha non piace. Quindi viola e blu insieme sono a posto. E infine i pannelli rosa, non servono a nulla, camminaci quanto ti pare. Allora, hai capito? Certo. Attimo, allora un'ultima cosa. Questo puzzle è interamente casuale. Quando azionerò la leva verrà creato un puzzle che non è mai stato visto prima. Nemmeno io saprò la soluzione. Preparati. Quindi, le viola e blu stanno bene insieme.
Papyrus giustamente se ne va. In realtà, quegli spaghetti di prima non erano male per essere fatti da mio fratello. Da quando è iniziato a prendere lezioni di cucina è migliorato tanto. Scommetto che se si impegna, l'anno prossimo farà roba commestibile. Papà, mi dispiace un po' per Papyrus, si impegna così tanto. No, cagnolino. E poi ci è rimasto fregato. Sta fissando la neve sperando che diventi arte. Ok, c'è una cassa di canditi. Allora, direi di sfermarci qui per questo episodio. Sapere che quel cane proverà sempre a creare il cane di neve perfetto. Va bene. Va bene. Ad ogni modo, il video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.